professor Quadrio Curzio, quanto l'allarme terrorismo internazionale sta influendo, ha già influito sull'economia? Credo che sia piuttosto significativo, quantomeno nel breve e nel medio termine, perché le persone in generale stanno assumendo degli atteggiamenti di miglior cautela sia nei comportamenti e quindi nei consumi, sia perché molti paesi verso i quali l'Italia è fortemente esportatrice hanno enormemente rallentato le loro importazioni. Quindi io penso che qualche effetto nel breve e nel medio termine lo avremo, speriamo che nel lungo tutto si riprenda bene. Un'ultima domanda, ma l'Italia è veramente il letargo e perché cresce così tanto invece l'occupazione negli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti hanno fatto delle politiche espansive molto forti sin dal 2009. L'Europa al contrario ha fatto delle politiche di rigore che hanno colpito in particolare l'Italia a causa del suo elevato debito pubblico. Speriamo che adesso l'Europa molli un po' i freni e devo dire che l'Italia tutto sommato ha retto piuttosto bene, anche perché, ripeto, col debito pubblico che abbiamo ha dovuto essere molto molto cauta per evitare derapaggi sui mercati dei titoli di Stato.